Gli allenamenti in casa Taranto riprenderanno nel pomeriggio, c'è da preparare il match contro il Palermo programmato allo Iacovone per sabato 11 settembre. Il successo di Campobasso ha contribuito a tenere alto il morale in casa rossoblù, anche se la terza nel post-gara ha predicato comunque calma, sottolineando come siano diversi punti sui quali dover ancora migliorare. In terra molisana intanto sono emerse tutte le qualità di Franco Belloc. Classe 93, il centrocampista argentino non aveva ancora avuto modo di mettersi in giro in mostra cosa che ha fatto in appena 120 secondi: recupero della sfera a centrocampo, corsa sulla destra e assist per Giovinco. Il suo ingresso in campo ha fatto svoltare il Taranto. La terza sa di poter contare su di lui e dovrà decidere già dal prossimo impegno se utilizzarlo a gara in corso o accordargli fiducia sin dall'inizio. Le note liete giungono anche dalla porta: nicolo Chiorra, anche contro il campo basso, ha effettuato un paio di ottimi interventi che hanno ottenuto a gale rossoblù nel loro momento più complicato. L'estremo difensore classe 2001, nonostante l'arrivo di Antonino, punta a tenersi stretto il posto da titolare, continuando così non è escluso che ciò accada.